No, iniziamo la serata, è un tema molto interessante, ha a che fare con una parte della cultura e della storia che ha anche fatto approdare questo paese a conquiste, libertà e io oso dire anche alla cultura del Partito Democratico. Quindi questa sera discutiamo delle origini dei democratici, in particolare con la figura di Luciano Olana, che non ha bisogno ulteriori aggiunte. Lo facciamo con Gianni Cervetti, che conoscete tutti, e con Claudio Piatti. Io faccio solo la valletta introduttiva, un po' come padrone di casa, e passo subito la parola a Gianni per la relazione sul tema della serata. Io comincio con una considerazione di ordine generale, o per meglio dire con una definizione insieme della figura e dell'opera di Luciano Olana. Luciano Olana è stato un sindacalista unitario, e sottolineo questo aggettivo, ed è stato un politico comunista. In quanto sindacalista unitario, Luciano Olana è il vero erede di Giuseppe Di Vittorio, e in quanto comunista italiano porta in sé molti tratti di quello che è stato definito il Partito Nuovo Togliattiano. Tuttavia, questa sua personalità e la sua opera furono sottoposte continuamente da lui a una sorta di autorevisionismo che si è tradotto, appunto, perché suo personale, diciamo pure, si è tradotto in un autorevisionismo biografico. Io credo che queste due considerazioni tra loro diverse, da una parte la definizione di Olana come sindacalista unitario e come comunista, e però dall'altra parte come uomo, come esponente, dirigente politico che si sottopone continuamente a un autorevisionismo, mostra la sua evoluzione anche lasciando alcuni dei tratti che ho prima indicato. In Luciano Olana non esiste una biografia, così come non esiste neppure un'autobiografia. Forse qui c'è una specie di pudicizia, il personaggio non ha mai scritto una propria biografia, forse per ragioni appunto legate a un certo modo di intendere anche la militanza, è un certo modo che io definirei pudico. Ovviamente esistono atti, sto parlando di atti intesi come documenti, esistono discorsi scritti, esistono alcune interviste, in qualche caso brevi, in qualche caso corpose, contenute in volumi, e tra i volumi esiste un volume collettaneo a cura di Maurizio Ridolfi, che è stato pubblicato nel 2006 in occasione del centenario della CGL. È un volume interessante, ma il suo carattere di raccolta di saggi ne fa un'opera varia e naturalmente non organica, legata anzi all'esigenza di illustrare, e in questo è opera e lavoro pregevole, il rapporto tra l'Italia del lavoro e la democrazia repubblicana, attraverso l'esperienza appunto di un protagonista, di Luciano Olana. Invece io credo che la figura di Luciano Olana meriti una vera e propria biografia scientifica. Ovviamente noi stasera non possiamo pretendere di dare un contributo serio per raggiungere un obiettivo di questo genere. Quel che però possiamo fare è di esporre di Olana e su Olana alcuni fatti e atti, qualche ricordo anche personale se volete, e di esprimere alcune opinioni e valutazioni sulla sua opera, ovviamente, sul suo pensiero e sulla sua personalità.
Come si sa, l'AMA nasce nel 1921 a Gambettola, in Romagna, più esattamente nella provincia di Forlì. Il padre è un ferroviere militante del Partito Popolare e la madre è di famiglia socialista ed è una fervente cattolica. Luciano avrà due fratelli e una sorella. Uno dei due fratelli, quello minore di lui di 2 anni, Lelio, sarà partigiano con l'AMA e incapperà in un rastrellamento, un famoso rastrellamento che si svolge appunto sulle colline emiliano-romagnole, e verrà fucilato. L'infanzia Luciano la trascorre in vari paesi lungo l'asse della via Emilia, perché il padre ferroviere si sposta continuamente in quelle zone, e nel 1934 approda finalmente a Bologna, dove frequenta il famoso liceo scientifico in Righi, e da dove poi, quando si tratta di passare all'istituto superiore, si iscriverà all'università, ma si iscriverà all'Università di Firenze e sceglierà la facoltà di scienze politiche. Non è un caso, e poi mi soffermo un attimo su questa facoltà. L'AMA poi si laurea nel 1943, a dicembre, quando è dicembre, secondo che è dopo settembre, quando è ufficiale dell'esercito, ed è ancora ufficiale dell'esercito in quel momento. Io, cercando di preparare gli appunti per questa relazione, ho avuto modo di consultare alcuni documenti che sono rimasti finora, non so bene perché, intonsi e praticamente sconosciuti, e che riguardano il suo curriculum universitario. Da questi documenti vengono fuori alcune conferme sulla sua biografia, alcune possono essere fatte attraverso questi documenti, alcune precisazioni, e anche qualche smitizzazione di alcune leggende che di quel periodo, della sua vita di quel periodo, sono circolate. Intanto da essi risulta che Lama è un universitario piuttosto precoce, si iscrive all'università a 18 anni, nel 39, esattamente appunto a 18 anni, all'inizio è un bravo studente, prende come sempre 30 lode eccetera eccetera, poi dopo le cose cambiano quando diventa militare, poi fa il corso di allievi ufficiali, diventa ufficiale eccetera. Da questi documenti risulta anche che la famiglia è una famiglia di condizioni modeste ma non infime, è una famiglia che non è delle stesse condizioni delle famiglie che sono in quell'ambiente emiliano-romagnolo, quell'ambiente anche non solo contadino ma operaio e contadino, perché il padre guadagna quegli anni nel 39 nel 40 1300 lire al mese, e 1300 lire al mese, come sapete, possono essere paragonate alla famosa canzone che diceva che bisogna, che avendo 1000 lire al mese sarebbe a tutti una vita di successo. Poi appunto si smitizzano alcune cose attraverso questi documenti. Per esempio, lui si è sempre detto che la sua tesi è andata perduta. La sua tesi di laurea, intendo, non è mai andata perduta perché non è mai stata scritta, in quanto allora si dava la tesi, davano i militari in modo orale, e lui fece una tesi su questo tema: cooperazione agraria, ricomposizione dei fondi, riforma del regime ereditario, quali mezzi per consolidare e sviluppare la piccola proprietà contadina autonoma. Come vedete, c'è un interesse per questioni di carattere economico e sociale abbastanza evidente. Si è poi detto anche che lui ottenne la laurea sotto falso nome.
Anche questo non è vero, cioè sotto falso nome, in quanto sarebbe stato già allora, nel dicembre del 43, clandestino. Non è esatto, lui fece la laurea sotto il, con, appunto, difese questa tesi moralmente con il suo nome, si presentò come Luciano. Tuttavia, al di là di queste considerazioni, come dire, biografiche, la questione che qui mi pare possa di più interessare il biografo, un eventuale biografo, è però quella delle radici in cui affondano, o se preferite le fonti che determinano in lui l'insieme dei sentimenti, dei ragionamenti, cioè i valori di giustizia, di solidarietà, di libertà che gli sono propri già nei mesi successivi a quelli che io ho considerato, i quali valori di lì a pochi mesi appunto lo porteranno ad abbracciare definitivamente e in maniera rigorosa le idee dell'antifascismo e l'impegno nel partigianato e nella lotta armata. Io penso che queste radici, ed è facile credo pensarlo, queste fonti possano essere racchiuse in queste tre, sono presenti in queste tre. Nell'ambiente familiare e sociale emiliano-romagnolo, già di quel periodo, degli anni della sua gioventù, anzi persino della sua adolescenza, l'ambiente è un ambiente di tipo particolare. Chi ha studiato la storia dell'Emilia Romagna di quel periodo sa già che ci sono dei fermenti in quel periodo che possono essere considerati fonti e radici della sua azione ulteriore. Le letture che sono, e i primi approcci culturali, che sono letture di carattere abbastanza, anzi, tradizionale per una generazione come la sua, sono i romanzieri francesi, quelli russi, la letteratura italiana e altre cose analoghe. E in terzo luogo, soprattutto, io penso, il suo vedere l'Italia che si allea con la Germania e che entra in guerra. Guardate, queste radici sono anche di altri della stessa generazione e sono di altri della stessa generazione e anche di coloro i quali passano dal fascismo all'antifascismo. Per Lama non si può dire una cosa di questo genere in questi termini così drastici, tuttavia qualche elemento di questa natura c'è anche in lui, perché la facoltà di scienze politiche alla quale lui si iscrive è sì la facoltà in cui per esempio insegna la pira, ma è una facoltà in cui, se voi vedete, guardate l'elenco delle materie che si studiano, si intende che è una facoltà in cui si cerca di avviare certo alla politica, ma a un certo tipo di politica, i giovani che appunto a quella facoltà si iscrivono. Beh, comunque sia, il 44 è l'anno dell'ama antifascista e partigiano. Egli sale in montagna, si aderisce all'ottava brigata Garibaldi, che appunto opera in quelle zone, sull'Appennino emiliano toscano romagnolo, e poi, diciamo persino fortunatamente, si ammala, deve scendere in pianura, scende in pianura e dopo opererà sempre in pianura, dove si incontrerà anche con un altro famoso dirigente partigiano, che è Arrigo Boldrini. In quella zona continua a operare e opera nei campi. Ma la sua attività partigiana, lui dice, è stata un'attività, queste sono sue parole, essenzialmente militare, ed è vero. Tuttavia è un'attività in cui lui compie dei compiti, ha dei compiti rischiosi, ed è una
attività, un'attività che si svolge però con problemi per lui, seri. All'inizio lui viene considerato una spia fascista, è l'ufficiale che a Cesena fa l'educatore delle reclute, e questo è un motivo per vecchi antifascisti di considerarlo con molto sospetto. Poi ha anche altre avventure, che sono avventure rischiose da una parte e che creano in lui qualche travaglio. Per esempio, a un certo punto lui, quando il fronte ormai è vicino a Cesena, lui deve attraversare, in carico ovviamente, il fronte, attraversa il fronte per collegarsi agli eserciti degli alleati che stanno venendo su, dal sud. La linea gotica. Deve attraversare la linea gotica. Attraversa la linea gotica, incontra un generale, credo, un colonnello, adesso non ricordo esattamente, canadese, il quale lo prende anche lui per un infiltrato, lo sospetta di. E anche lì ha delle avventure non delle migliori. Tuttavia, io credo che ci sia un altro motivo perché lui consideri questo periodo un periodo interessante. Lui è un partigiano valoroso e tuttavia un periodo per lui travagliato. Vi leggo qualche parola. Lui affermerà dopo di non rimpiangere quei tempi di ferro, anche se furono, queste sono le testuali parole, i più formativi per il resto della mia vita. Però non li rimpiange soprattutto, e queste sono ancora sue parole, per il dramma segreto che ho intimamente vissuto in quel periodo ogni volta che la lotta ci costringeva ad uccidere. Lo feci sempre come un doloroso dovere, con una sorta di ripugnanza ricorrente e mai definitivamente vinta. Ciò perché ogni singolo fatto d'armi, continua, per quanto fosse segno di abnegazione dei partecipanti, contiene per me, quasi sempre, preso a sé, un fondo di crudeltà, una fatale contraddizione con il senso di umanità che non sono mai riuscito a superare, ovviamente, in quella ripugnanza del tutto. Cioè, c'è in questa confessione una rivendicazione di senso di umanità, c'è poi anche appunto questa idea che quelli furono gli anni, l'invenzione che quelli furono gli anni formativi. E io credo che si debba credere a tutte e due queste sue convinzioni, perché l'ama, questa è mia ovviamente opinione, spero che sia condivisa anche da altri, l'ama è stato come pochi un uomo intellettualmente onesto, un uomo sincero, sincero fino a una sorta di genuina ingenuità. Era anche genuinamente ingenuo, e perciò io credo che gli si debba credere. Ma in quel periodo anche l'ama aderisce alle idee, e non a caso uso queste parole, e alla pratica del comunismo. Uso queste due parole, idee e pratica, e adesso vedremo perché, dirò subito perché. Che cosa lo convince? Lo convincono le vittorie sul nazifascismo, sono sue considerazioni, dell'Unione Sovietica, la battaglia di Stalingrado, che lui guarda a questa battaglia come a una svolta della guerra e anche a qualche cosa che lo convince ad aderire a quelle. Lo convincono le discussioni che vengono fatte nell'ambiente, tra i partigiani, insomma, e soprattutto con coloro i quali sono in grado di fare queste discussioni, e lo convincono anche la determinazione che vede o che crede di vedere, questo poco importa poi alla fine, nella difesa da parte di coloro i quali sono i dirigenti delle sue brigate, delle brigate Garibaldi, difesa di valori, di libertà, di democrazia e di unità. Ecco, qui io credo che si debba portare appunto un chiarimento
ho parlato di adesione al comunismo. Ci vuole un chiarimento, perché qui in realtà si iscrive al Partito Socialista e allora si chiama Partito Socialista di Unità Proletaria. Come tale, come socialista, alla fine del 44, subito dopo, credo, non ricordo più bene se l'11 o 14 di novembre del 44, diventa segretario della Camera del Lavoro di Forlì, un'organizzazione che di lì a pochi mesi avrà 110.000 iscritti, un'organizzazione consistente, soprattutto una organizzazione consistente nell'ambiente contadino, bracciantino, mezzadrino. Che cosa è successo in realtà? C'è questa sua adesione alle idee del comunismo e questa sua iscrizione al Partito Socialista. In realtà ci sono delle testimonianze, per esempio c'è una testimonianza di Sergio Flamigni, il quale racconta che appunto l'AMA si è rivolto a lui e gli ha chiesto di iscriversi, di iscriversi al Partito Comunista. Flamigli va dal segretario della federazione del Partito Comunista che si chiamava Giovanni Zanelli e gli dice quello che vuole iscriversi. E Zanelli dice sì, va bene, vuole iscriversi, però noi al CLN abbiamo deciso che un socialista deve fare il segretario della Camera del Lavoro. E chi è meglio di questo? Che è uno capace, sì, è uno capace. È uno capace ed è uno anche che si presenta bene, comunque. Poi lo abbiamo notato tutti, era un oratore efficace la Marcella, e quindi si presenta, può parlare alle masse dei lavoratori, eccetera. E allora, gli dicono di aderire al Partito Socialista. Qui c'è evidentemente, voi giustamente sorridete a queste notizie, c'è evidentemente un elemento strumentale, chiarissimo, non c'è alcun dubbio. Però io credo che ci sia qualche cosa d'altro. Su questo bisognerebbe che si studiasse. C'è da chiarire che cosa voleva dire allora la parola socialcomunista. Non c'era una sostanziale differenziazione. D'altra parte, quegli stessi che gli dicono iscriviti al Partito Socialista, gli dicono iscriviti al Partito Socialista, intanto poi noi tra un po' facciamo unificazione tra comunisti e socialisti, quindi che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza. Poi il dirigente del Partito Socialista di Forlì è Giusto Tolloi, che è stato noto come uno dei più fusionisti, se usavo questo termine, tra i socialisti. Bene, lui si iscrive e appunto diventa segretario della Camera del Lavoro e sarà segretario della Camera del Lavoro di Forlì nei due anni e qualche cosa successivo, 45, 46 e nel 47. Qui c'è, in quegli anni, la sua formazione definitiva, almeno per quel che riguarda i termini che ho prima ricordato, di sindacalista unitario e di politico comunista, perché aderisce poi al Partito Comunista. Infatti nel 47 lui viene chiamato a fare il vice segretario nazionale della CGIL, cioè entra nella segreteria come uno dei vice segretari nazionali al congresso di Firenze e viene appunto allora indicato dalla corrente. E siccome però da quel momento, e mi scuso già per la lunghezza con cui mi sono soffermato sulle iniziali attività, l'iniziale formazione di Lama, da quel momento le attività medesime di Lama, gli incarichi, le responsabilità assunte sono conosciuti, noi possiamo adesso esporli molto sinteticamente. Infatti, intendo dire per gli anni successivi e per i decenni successivi. Nel 47 appunto si scioglie quell'ambiguità, al congresso di Firenze diventa uno dei vice segretari, a 26 anni, tenete conto che è a 23 anni che fa il segretario della Camera del Lavoro di Forlì, ha 26 anni ed è ancora allora la CGIL unitaria, la CGIL dell'unità. Poi dopo successivamente, dopo
il 48 ovviamente lui continua a rimanere alla segreteria della CGIL e ci rimane fino al 52. Nel 52 diventa segretario di uno dei tre sindacati e ha, come si sa, facile indicare, a 31 anni, diventa segretario di uno dei tre sindacati dell'industria più importanti, cioè i tre sindacati sono quello dei meccanici, quello dei tessili e quello chimici, di cui lui diventa segretario, e tenete conto che il sindacato dei chimici anche allora è il sindacato dei chimici, della gomma, della farmaceutica, delle miniere, eccetera eccetera. Nel 57 poi, quando Novella alla morte di Vettorio diventa segretario generale della CGIL, Lama succede a Novella come segretario generale della FIOM, carica che mantiene fino al 61. Dal 62 al 69 è nella segreteria della CGIL e successivamente, subito dopo, diventa segretario generale, carica che mantiene fino al 1986. Contemporaneamente, tra il 58, se non ricordo male, dal 58 è deputato, mantiene quel seggio fino al 69, quando lo abbandona per la cosiddetta incompatibilità. Nel 70 poi lascerà formalmente anche la direzione del partito e nel 73 il comitato centrale, incarichi che lui aveva assunto fin dagli anni 50. Dico che li lascia formalmente però questi incarichi, però anche qui, senza introdurre degli altri strumentalismi, anche se ci sono anche questi, lui continuerà a partecipare alle riunioni dell'uno e dell'altro e ad altre riunioni. Ad altre riunioni ancora. Dopo l'86, come sapete, è senatore, vicepresidente del Senato, senatore del PC e del PDS, vicepresidente del Senato, sindaco di Amelia e soprattutto è uno degli artefici ed esponenti della cosiddetta area riformista. Fatto questo sintetico elenco, io penso che si debba venire ad alcune questioni di merito che vale la pena di presentare e di discutere. La prima di queste questioni mi pare che possa essere sintetizzata un po' così. Lui in luce è una sorta di binomio sindacalista e politico, sindacalista unitario, politico che ha quella origine che abbiamo detto prima e anche quelle varie evoluzioni. Ma ecco, che cosa è soprattutto? Lama è e si sente soprattutto un sindacalista. Io qui ho un ricordo personale che vi voglio raccontare rapidamente. Nell'84, sapete, muore Berlinguer e si apre la discussione sulla sostituzione di Berlinguer, sostituzione come segretario. Alcuni esponenti della direzione del PC, a differenza anche di altri, dopo aver constatato che la candidatura di Giorgio Napolitano è una candidatura contrastata per due motivi. Per un motivo che ha un certo fondamento, si pensa che la elezione di Giorgio Napolitano sarebbe stata una sorta di capovolgimento, non so se esagero nel termine, della precedente politica di Berlino. Ci sono stati già i contrasti sulla scala mobile, su altre cose ancora, adesso non stiamo a ripercorrere. E poi c'è però un pregiudizio nei confronti di Giorgio Napolitano, un pregiudizio evidente che si può notare facilmente, insomma, tenendo in considerazione le opinioni che allora vengono espresse. Bene, quando si vede che questa candidatura non passa, diciamo, non passa, in alcun modo, alcuni di noi, questi ci sono anch'io, alcuni di noi sono per esempio Bufalini, Macaluso, io stesso, pensiamo a Luciano. Naturalmente bisogna ottenere da Luciano Lama
la disponibilità. E io adesso qui appunto dico di una cosa personale, non fate nessun rilievo particolare, insomma, questo al fine, lo dico al fine poi di trarre una conclusione che riguarda l'anno. E io una mattina, molto presto, l'anno andava a lavorare prestissimo, una mattina, verso le 7 qualcosa, era già come dire, il CGL, io vado a trovarlo, prestissimo, non c'è nessuno, c'è soltanto lui, chiacchieriamo tranquillamente e io gli avanzo questa idea, questa proposta, eccetera, eccetera. Lui mi risponde in primo, ecco, guardate, lui è già, lui lo sa benissimo, ovviamente, e lo so anch'io, lui è già malato, è la malattia che poi lo porterà alla morte, seppure più di 10 anni dopo. Fa un cenno vago a questa storia, pensando che io lo sapessi, forse appunto, cioè, appunto si giustifica la vaghezza del suo cenno. E poi dopodiché insiste, dice, ma no, bisogna sostenere Napolitano, eccetera, eccetera. E io dico, siamo d'accordo, soltanto che qui c'è una difficoltà politica, no. Alla fine lui dice usa il suo vero argomento e dice, no, guarda, io sono un sindacalista, io non sono capace di fare il dirigente di partito, sono un uomo di partito, poi darò un attimo questa cosa, ma non sono capace di fare il dirigente di partito, non posso fare. Io sono un sindacalista e resto tale. E appunto era e si sentiva un sindacalista. È effettivamente così, ma questa constatazione io non credo che sia ancora una risposta esauriente alla domanda circa il rapporto che in lui c'è tra sindacalista e politico. Per avvicinarci a una risposta che possiamo dare a questo interrogativo, bisogna andare alla concezione che lui ha del sindacato. E io credo che valga la pena, per intendere bene la concezione che lui ha del sindacato, leggere una pagina, cercherò un po' di riassumerla, perché è un po' lunghetta, che lui mette in una prefazione, scrive in una prefazione, che è una prefazione a un volume che si intitola, non so se c'è un riferimento anche alla qualità di oggi, il sindacato nella crisi italiana. Io non faccio nessun commento alle cose che ho sentito oggi, ma forse una qualche lettura di questo documento sarebbe utile anche per coloro i quali oggi parlano del sindacato nella crisi italiana. Comunque, a parte questo, vengo a quello che lui dice, il nostro movimento sindacale, come ogni altro del resto, ha in sé due anime, sempre presenti insieme e non pienamente unificate. La difesa corporativa, che ha dato vita al movimento sindacale in tutto il mondo e che si esprime di volta in volta con l'aziendalismo, col settorialismo, col campanilismo, non è mai questa difesa cooperativa definitivamente eliminabile. Ma a differenza dell'esperienza in atto in altri paesi, dove le grandi organizzazioni di categoria sono l'espressione diretta e neppure contrastata della corporazione, il movimento sindacale italiano, specie quello di ispirazione marxista, si è sempre misurato, anche se con alterna fortuna, con l'ideologia di classe che vuole non dividere i lavoratori secondo categorie e professioni, ma unirli in quanto lavoratori dipendenti, sfruttati e portatori di una linea anticapitalistica e unitaria all'interno della società. Anche se, come ho detto, questa concezione classista e unitaria è stata più fortemente presente e ideologizzata nella CGL, essa non è mai stata del tutto assente neppure nel movimento sindacale cattolico, il quale, pur rifiutando in principio la concezione classista della società, in nome del solidarismo, specie in certi momenti della sua storia, ha cercato di esprimere posizioni non soltanto settoriali
e di assolvere a una funzione unitaria nel campo sociale. Si potrebbe continuare, ma io mi fermo qui. Per dire che bisogna tralasciare di disquisire su alcuni termini che sono sicuramente datati. Sicuramente datati. Voi avrete colti intanto che io li leggevo. E bisogna venire al dunque, alla essenza di questa concezione. E l'essenza di questa concezione porta l'AMA a le seguenti quattro, secondo me, conclusioni. Primo, lo porta all'idea di considerare prevalente l'importanza delle cosiddette strutture orizzontali. Primo. Secondo, lo porta alla necessità, sottolineare la necessità di una politica economico-sociale di programmazione e di riforme, almeno di alcune riforme, che per lui sono allora riforme settoriali, in quel momento ancora, con lo scopo di garantire occupazione, attenuazione degli squilibri, la questione del mezzogiorno e sviluppo. Lo porta in terzo luogo a sottolineare il valore in sé o valore assoluto della democrazia. E in quarto luogo lo porta a perseguire in maniera costante l'unità, l'autonomia e le alleanze dei lavoratori e del sindacato. Non crede che il tema delle alleanze sia da consegnare soltanto alle forze politiche. Anche per il sindacato c'è il problema delle alleanze. Ma detto questo, io credo che si debba venire, per capire appieno la sua personalità e la sua opera, si debba venire ad alcune concrete scelte che gli compie nell'ambito di questo insieme di idee che ho ricordato. La prima di queste scelte è una scelta di quegli anni che si concretizza in un'affermazione che oggi potremmo considerare, un di noi la possono considerare un'affermazione persino banale, l'affermazione secondo la quale il salario non è una variabile indipendente. Questo afferma l'AMA in quegli anni. Sì, badate che la cosa che a noi pare oggi assolutamente da condividere, non so se però, sempre dai discorsi che ho sentito fare oggi, non mi pare che sia proprio così. Comunque, a noi ci pare un'affermazione, banale, e tuttavia allora suscita molte polemiche e anche molte reazioni e anche molti contrasti e anche molte critiche nei confronti innanzitutto di là. Certo, quando lui fa questa affermazione ci si deve domandare perché la dice, un'affermazione che appunto noi possiamo considerare almeno oggi banale, perché la dice? Qui vale la regola di un grande fisico, Leo Szilard, che non so più perché non gli abbiano mai dato il premio Nobel, comunque era un grande fisico che scrisse negli anni 50 un pamphlet di contenuto molto ironico, nel quale a un certo punto c'è una frase di questo genere, dice Leo Szilard, dice: beh, quando io mi trovo di fronte a uno scienziato che mi fa una certa affermazione e l'ascolto, mi chiedo se quell'affermazione è vera o è sbagliata. Quando mi trovo di fronte a un politico, io mi chiedo non se è vero o sbagliato quello che lui dice, ma mi chiedo perché lo dice. E in questo caso anche ci si deve chiedere perché l'AMA fa questa affermazione. Io credo che faccia questa affermazione innanzitutto perché crede al contenuto, come dire, letterale, al significato letterale di questa affermazione. A lui è nota anche in questo caso la lezione di Di Vittorio. Di Vittorio nel 47, in una situazione di un paese distrutto, fa, a un certo punto dice al congresso del 47 della CGIL, dice: le condizioni dei braccianti della mia regione, parlo della Puglia ovviamente, sono condizioni drammatiche, 47 ripeto, benissimo, dice, se potessimo ottenere un aumento dell'occupazione
diminuendo i salari di questi braccianti, noi lo faremo, saremmo disponibili a farlo, pur di ottenere un aumento dell'occupazione. E l'AMA, che ripeto è l'erede di Giuseppe Di Vittorio per molti aspetti, lo è anche perché conosce queste affermazioni di Vittorio. Ma comunque, però, questa, l'affermazione di Lama ha un significato anche più vasto. In sostanza, lui vuole posizionare il movimento sindacale in una battaglia per superare la crisi e per appunto l'occupazione. Questo è l'intento con cui lui afferma quello che ho appunto ricordato. E non è un caso che di quel periodo è l'EUR, famosa assemblea dell'EUR, e è anche il suo sostegno alle cosiddette conferenze di produzione, con le quali vuole fare in modo che il sindacato, i lavoratori nelle aziende possano controllare, per quello che può essere, il processo di investimenti, il cosiddetto processo di accumulazione. E con questa formula delle conferenze di produzione, in sostanza lui introduce, quantomeno appunto nelle sue posizioni, nella sua battaglia, qualcosa che è diverso dalla cogestione tedesca, ma che vorrebbe in qualche modo avvicinarsi a quella soluzione. Ecco, ci può però domandare a questo punto, se non dobbiamo fare soltanto la geografia, ci si può domandare se questa posizione di là sia coerente con quello che lui fa a un certo punto, quando quantomeno accetta il punto unico di contingenza. Io credo che qui vada fatto un altro chiarimento per capire bene come sono andate le cose. Recentemente anche Pier Carniti ha introdotto un elemento di verità in questa storia, sostenendo che lui stesso ne parlò con Agnelli, e questa misura, che si chiamò poi Agnelli e di Lama, in realtà è una misura che ha un'origine un po' diversa, insomma, è una misura che ha un'origine legata anche all'impegno e all'idea. Allora, adesso credo lui consideri autocriticamente l'impegno di Carniti, cioè del dirigente della CISL di allora. E io ricordo invece una riunione della direzione del PC e lo svolgimento di quella riunione, cosa si discusse allora. E ricordo che Lama non era così convinto, anzi ci furono diverse riunioni in cui Lama non era proprio del tutto convinto. Ricordo anche che a Milano, io allora ero segretario della federazione di Milano, noi a un certo punto avanzammo un'idea, avanzammo in un congresso ancora del 72, avanzammo l'idea, perché la cosa si trascinò per anni, la storia del punto unico di contingenza, avanzammo l'idea di andare non a un punto di contingenza ma a due o tre punti di contingenza, come si disse, come a una specie di compromesso. Ma nelle riunioni della direzione del PC, io allora non ero membro, ma ci partecipavo in quanto segretario di un'importante organizzazione, su alcuni di questi, su questi temi in particolare. Bene, nell'ultima, nella conclusiva di queste riunioni, chi alla fine spostò le posizioni, cioè fece passare la direzione da una sorta di atteggiamento critico, non convinto, eccetera, a un atteggiamento invece favorevole a questa misura, fu Giorgio Amendola, il quale era stato uno dei sostenitori della tesi contraria, lo fece usando due argomenti che usava poi, che furono anche argomenti di Lama, cioè usò l'argomento che se non si faceva così si andava di fronte a una specie di movimento di scioperi selvaggi, di movimento incontrollato. Questo fu uno degli argomenti. Il secondo argomento fu che non c'era più niente da fare, ormai
lo stato d'animo era tale per cui bisognava andare a questa soluzione. Ecco, io penso che sì, Lama accettò queste, queste cose, sicuramente, poi dopo, come faceva lui, si batteva con energia, persino con foga, per sostenere queste idee, però insomma la cosa non è, non è da trattare, almeno storiograficamente, in maniera così semplice come qualche volta si può trattare. Piuttosto, nella critica Lama, io mi sento di dire, che qui appunto per non rimanere soltanto la geografia avanzo questa, questa tesi, nella critica Lama io mi sento di dire che lui una certa sottovalutazione della portata, della necessità, diciamo, di un'azione aziendale articolata in luce, e che c'era una sottovalutazione perché sottovalutava le differenziazioni presenti nel sistema produttivo italiano, ormai allora molto forti, molto in alto, e che erano cominciate molto prima. Silvio Leonardi fu un sostenitore, uno studioso di queste differenziazioni, e Novella, a differenza di Lama, su questo punto era molto più, come dire, attento e recepì queste, queste considerazioni. Si può anche dire che Lama poi diresse degli scioperi e un periodo di rivendicazioni basate su una certa articolazione, periodo del 1958-61, quando era segretario della FIOM, ma badate bene che essenzialmente quelle lotte sindacali furono lotte sindacali settoriali innanzitutto, appunto, gli elettromeccanici, famosi elettromeccanici, eccetera, piuttosto che lotte di carattere aziendale. Veniamo a una seconda questione, cerco di essere un po' più rapido. Beh, Lama è sicuramente un campione dell'unità, io appunto dicevo prima, è il sindacalista unitario, anzi è talmente unitario che si fa l'autocritica su un atto giovanile, cioè lui dice a un certo punto, dice quando ci fu la scissione, anzi prima della scissione del 48, lui si fa l'autocritica, dice si andò alla conta, si andò alla conta dei, dei voti, e dice Di Vittorio non era favorevole alla conta, fummo piuttosto noi giovani a volerla, un po' tutti, e così anche i compagni socialisti, perché la posizione dei democristiani ci sembrava una prepotenza insopportabile, non fu, lo riconosco, una scelta lungimirante. Ma la sua non fu neppure una semplice autocritica. Con quelle parole non si fa soltanto un'autocritica, c'è qualcosa di più, di diverso. C'è in Nuce la convinzione che poi lo porterà sempre, lo porterò sempre a ragionare in un certo modo, che, no, che la democrazia non è un puro, sembra una cosa strana per un democratico, un puro conteggio numerico. Bisogna, se si vuole essere fino in fondo democratici in un'organizzazione che deve essere autonoma, che deve essere unitaria, si deve ragionare anche in termini diversi. E questa sarà una polemica che lui farà lungo i decenni. Terza questione, cui voglio soffermarmi un attimo, ma cerco di essere anche qui rapido, è quella dell'impegno democratico, in generale di là. Questo impegno democratico per Lama concretamente è rivolto in tre direzioni: a contrastare le tendenze settarie ed estremistiche che sono presenti nella contestazione studentesca e giovanile, proponendo però termini di intesa degli studenti con i lavoratori, ma rifiutando, così come dire, la contorsione, rifiutando ogni deriva eversiva. Secondo, lo porta questo impegno a sviluppare nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, la coscienza e la consapevolezza che lo Stato democratico va
difeso e rinnovato, mai combattuto, addirittura battuto indiscriminatamente. Cioè, combattuto indiscriminatamente. Nota, per esempio, è l'attenzione che l'AMA dedica al sindacato di polizia. Lui è un sostenitore del sindacato di polizia. In terzo luogo, a ergere, lo porta, questo suo impegno, una solida muraglia antiterroristica. Voi conoscete l'episodio del 1977, quando lui va all'Università di Roma, viene contestato, anzi più che contestato, beffeggiato, eccetera, eccetera. Bene, l'AMA fu allora criticato nel partito, nel sindacato, eccetera. Io credo che più che una sua sconsideratezza ci sia, lo si può accusare, certo, di insufficiente realismo, ma ci sia la sua generosità, il suo buttare anche in quel caso, come si dice, appunto il cuore al di là dello Stato. Ma appunto, a proposito di al di là di ogni significato preciso di questa sua azione democratica, in questa sua azione democratica c'è un'altra sua preoccupazione, che è quella proprio delle alleanze. È il terreno della democrazia che per lui diventa il terreno delle alleanze. Non a caso lui dà un significato molto notevole alle forme di lotta, e le forme di lotta le considera come forme che devono essere di un certo tipo proprio perché devono essere forme di lotta democratica, le quali in quanto tali permettono di costruire delle alleanze per i lavoratori e per il sindacato. Va bene, qui però più in generale l'esame delle tre questioni che ora ho ricordato sta ad indicare che la concezione della funzione del sindacato secondo l'AMA, è, come si vede, è una funzione che potremmo definire politica, nel senso che con essa il sindacato si fa carico dei vari problemi della realtà, della società e della nazione. Ecco, questo è l'AMA, il quale poi attraverso il sindacato che si fa carico di quei problemi non abbandona però l'idea che lui stesso e i lavoratori debbono avere un impegno politico. Sempre in quel libro citato, quel libro, quella prefazione che ho citato, lui dice una cosa di questo genere: una grande mobilitazione ideale e morale delle masse è possibile soltanto se queste vengono coinvolte in una strategia di cambiamento della società fondata sulla democrazia, sul consenso e sulla partecipazione unitaria. Quindi, cosa intende per partecipazione unitaria? Partecipazione delle grandi correnti politiche che 30 anni fa, eccetera, eccetera, diedero vita alla Costituzione e avanti. Ecco, qui c'è il nucleo del pensiero suo che lo porta all'impegno nell'attività del partito. Pur rifiutando, lui, in quanto sindacalista e sindacalista unitario e prevalentemente sindacalista, rifiutando lui di accettare di dirigere una forza politica, ma non cede sul punto della partecipazione alla vita di quella forza politica. E lo fa con un certo stile, un suo stile particolare, che è stile anche di altri esponenti della sua stessa generazione, forse anche di altre generazioni. Qual è questo suo stile? C'è da una parte questo suo stile, c'è l'essere aperto alla discussione e al confronto sempre. Le battaglie che lui fa all'interno del partito sono battaglie di un uomo che accetta il confronto e lo scontro continuamente. Contemporaneamente però lui esprime sempre una volontà unitaria, una sorta di autodisciplina, considera l'unità del partito da non intaccare. E questo è, secondo me, un fatto positivo fino a un certo punto della sua vita. Si trasforma poi
anche questo suo atteggiamento, anche questo suo stile è qualcosa che non possiamo più considerare soltanto un fatto positivo, perché a un certo punto lo limita e lui poi supera questo atteggiamento quando a fine della sua vita parteciperà alla costruzione della famosa area riformista, che è una espressione, come dire, di una frazione all'interno del partito. Ecco, nel partito poi lui conduce delle battaglie in prima persona e non si impegna soltanto sui temi del lavoro, si impegna sui temi politici generali. Io qui anche ricordo un episodio, vado verso le conclusioni rapidamente perché vedo che l'ho fatta già lunga, e l'episodio è questo, è un episodio del 1983, ancora segretario del partito Berlinguer. Lui sostiene in direzione, e sostiene poi anche in altre occasioni, una tesi che riguarda il governo del paese, e il governo del paese è allora il governo del paese, è un governo di pentapartito a direzione socialista. C'è Bettino Craxi, presidente del Consiglio, nell'83 dopo le elezioni, e lui sostiene, dice Lama e il Partito Comunista è all'opposizione, Lama non contesta questa condizione di opposizione, la collocazione di opposizione dei comunisti, ma dice che un presidente del Consiglio socialista richiede una valutazione diversa del governo e soprattutto un tipo diverso di opposizione. Questa sua affermazione viene contrastata, ma lui continua a sostenere questa tesi, anche se poi non diventa questa tesi una tesi politica. Il Partito Comunista allora è il partito della seconda svolta di Salerno, si disse giornalisticamente, è una svolta che lui non condivide, che invece appunto contesta. Ecco, questo è l'ama politico. Ma io qui voglio arrivare rapidamente alle conclusioni. Ho detto che Lama è l'uomo della, l'ho ripetuto diverse volte, mi scuso, è il sindacalista unitario, è il comunista che porta in sé i tratti del Partito Nuovo. E questo è quello che sta a una estremità della vita di Lama. A un'altra estremità ci stanno due altre cose, due altre tesi sue, che sono due tesi che riguardano le impostazioni e le politiche sindacali e riguardano anche il suo essere uomo di partito. E le due tesi sono quella dell'europeismo e quella del riformismo. Approda Lama a queste tesi. Non è vero che è sempre stato europeista. Lama, come molti altri, non è stato sempre europeista. Anzi, all'inizio, negli anni 50, Lama, anche se con uno stile diverso da quello di altri, combatte coloro che anche all'interno del Partito Comunista, lo ricordo tra gli altri Giolitti degli anni 50, facciano posizioni europeiste già allora. Ma Lama non è un europeista, Lama guarda la dimensione nazionale come la dimensione non solo più importante, ma quasi esclusiva della battaglia politica, della battaglia sindacale e della battaglia politica. E lo diventa europeista. Così come non è riformista all'inizio. Il Lama della lotta armata, insomma, non dobbiamo appunto creare. Andare a cercare le origini chissà dove, insomma, là non ci sono le origini dell'Lama riformista. L'Lama riformista lo diventa dopo e diventa riformista e riformista sulla base di una convinzione che lui acquista guardando agli stessi limiti della sua battaglia politica. È un uomo che sa guardare ai limiti della sua battaglia politica. Quando conduce la battaglia per le riforme, e sono riforme settoriali, si convince a un certo punto che non basta battersi per una riforma della casa,
o, no, bisogna fare qualcos'altro, bisogna introdurre una cultura riformista nelle grandi masse e anche nelle organizzazioni di cui lui fa parte. E questo vale anche per l'europeismo suo. Si convince dell'europeismo quando vede i limiti della battaglia nazionale. Non a caso lui segue in questo caso la linea che aveva già iniziato Novella anche nelle organizzazioni sindacali internazionali. Esce dalla Federazione Sindacale Mondiale, lavora con Aldo Bonaccini, che allora è responsabile di questo settore, si batte perché entri nella CES, la CGL, e poi alla fine perché entri nella CES internazionale. Oggi ho sentito dire che non abbiamo sufficienti strumenti per organizzare una battaglia europeista sul piano sindacale, che mancano questi strumenti, che la CES non lo è. Può darsi che sia vero, ma se è vero, se tutto questo è vero, vuol dire che la linea di Dalma, che era appunto la linea riformista, è stata a un certo punto quantomeno non proseguita. Insomma, su quella linea non ci si è mossi a sufficienza, perché Lama aveva aperto queste strade, aveva aperto la strada appunto del riformismo e la strada dell'europeismo, e le aveva aperte per il sindacato, e aveva contribuito ad aprirle, solo lui, anche nel partito. Ecco, il cammino di Lama è un cammino di questo genere. C'è una sorta di filo rosso che però è fatto di discontinuità e di continuità tra l'inizio, quella estremità di cui ho parlato prima, e quest'altra estremità che è appunto data dal suo europeismo e dal suo riformismo. Bene, sì. Se questo però è l'approdo, ce n'è un altro in lui. Lama non è stato dal primo momento un uomo di governo. Lama diventa un uomo di governo, e diventa un uomo di governo maturando quelle idee che ho appena ricordato. Anche oggi ho sentito dire appunto che noi siamo già in grado di governare questo paese, non abbiamo bisogno di nessuno, cioè, insomma, anzi, ci vuole discontinuità. Ho sentito questa parola nelle orecchie, mi è risuonata questa parola rispetto al governo attuale. Io anche dal punto di vista tattico avrei da dire qualche cosa su questo tema, ma non lascio stare. Ma ecco, siamo convinti di aver acquisito appieno una maturità di forza di governo, di capacità di governo, eccetera eccetera, e non abbiamo nulla da riflettere sulle esperienze passate nostre e altrui, che ci hanno portato anche ad alcuni disastri, e che hanno fatto in modo che a un governo di centrodestra non si sia riusciti a sostituire un governo di centrosinistra, e che siamo proprio sicuri di tutto. Insomma, non abbiamo niente da riflettere su questa materia. Io credo di sì, che si debba riflettere, e riflettendo forse abbiamo il dovere di chiederci che bisogna fare qualche passo in più per essere forza di governo. Vi ringrazio. Grazie Cervetti, ci ha dato una riflessione dell'uomo, del sindacalista, del politico, passando per molti eventi importanti del paese, fino ad arrivare all'attualità, a domande non facili soluzioni. Roppiani. Allora, vista l'ora, è chiaro che non possiamo permetterci di fare quello che mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe, devo dire. Spero perlomeno con Cervetti di avere l'onore un giorno di poter avere anche un'altra occasione di scambiare delle idee, perché nel leggere i testi sull'Ama, che ovviamente sono disorganici, proprio perché non sono una biografia, per cui è un continuo andare vieni di idee, mi permetto solamente di rompergli le scatole ancora per due osservazioni che vorrei scambiare, perché sono fondamentali rispetto alla riflessione che stiamo facendo in questi giorni. Allora, diciamo,
la sua riflessione la condivido perfettamente, perché proprio è quello che io perlomeno ho tratto nel leggere gli scritti di Lama stesso e quello che ho scritto su Lama. Per fortuna in finale, perché ve l'ho segnato così, ha citato anche la questione europeista, perché sì, è un approdo, però sembrava quasi che partisse da una visione internazionale del proletariato, quasi come se fosse in quelle riflessioni proprio che partivano dall'origine, anche se in quel momento erano, a mio parere, legate a una visione che quella sinistra aveva ancora della nazione quasi risorgimentale, quindi la nazione come precondizione per la democrazia, per poter creare la giustizia sociale. È molto sintetica come cosa, spero di essere compreso. Uno degli elementi di domanda, perché così è, che percepivo anche in alcune sue riflessioni, è la solitudine di Lama. Come se proprio questa riflessione sua costante lo mettesse in discussione anche con se stesso, e quindi non riuscisse poi ad avere, il passo in termini, amicizie vere con cui dire condivido perfettamente questa cosa qua. Per me è una mia impressione, ma perché questo mi porta a un pezzettino dopo, invece quello più sostanzialmente politico. Anche oggi nella riflessione, perlomeno la parte diagnostica, ci dice che siamo di fronte a problemi di sacrifici. Mi viene in mente uno degli scontri, non scontri, non usava mai uno scontro, lui era sempre una riflessione, quella in una direzione con Berlinguer, Natta e Minucci sul problema della scala mobile, e dice ma non mi sembra proprio così da sostenere, però sì è vero, ma le masse è competitiva. No. Allora, io ho l'impressione che a un certo punto la sua posizione sindacalistica avesse come limite l'impossibilità di avere un interlocutore partito che avesse una visione adeguatamente prospettica rispetto all'economia e alla società che gli consentisse di avere un appoggio. Proprio per fare una domanda finale molto chiara, chiudiamo qua. Lei ha l'impressione che siamo ancora in questa condizione? Sono cattivo, lo so. Io vi ho già tediato a lungo e non vorrei continuare per molto tempo a intrattenervi, anche perché forse un'oretta prima di mezzanotte di ricreazione giusto fa. No, la mia opinione è questa. Insomma, io penso che si debba guardare un po' alla storia di quegli uomini, intendo dire di quei sindacalisti e anche di quegli uomini politici, in una maniera un po' meno rituale come spesso si fa. Guardate, in un certo senso erano tutti degli uomini isolati. Se vuoi essere un dirigente vero, o almeno se pensavi di essere un dirigente vero, dovevi fare parte per te stesso, perché se no non riuscivi ad essere l'uomo dell'unità nel partito. Cioè, guardate, io mi ricordo, guardate, una sera io ero nell'ufficio di Berlinguer e si stava, abbiamo ascoltato assieme un telegiornale. Io non so perché, insomma, avevo fatto credo qualche dichiarazione, che naturalmente era una dichiarazione concordata. Lo speaker presentò quella mia dichiarazione come la dichiarazione di Cervetti, un berlingueriano. E eravamo lì a Berlinguer ad ascoltare questa cosa qui, e Berlinguer disse: e adesso ci sono anche i berlingueriani. Un po' imbarazzato, gli dico: vabbè, ma non c'entra niente, io, è quello lì che lo dice, cosa c'entra? Prenditela con quello lì. Ma insomma, questo però sta a indicare il fatto che bisognava essere ad Amendola, quando gli si diceva che bisognava in qualche modo mettere assieme delle forze, diceva che non esistevano gli amendoliani, cosa che invece tutti dicevano che esistevano, insomma. Cioè, quindi bisogna guardare un po' a quella storia in questo modo. È vero, non era facile non essere isolati, e contemporaneamente bisognava avere un rapporto con gli altri, insomma, perché se no come faceva a fare politica? Ecco, quegli uomini hanno vissuto questa contraddizione, secondo me. E quella contraddizione
così come appunto l'abbiamo definita, è stata fino a un certo punto, io, nel mio piccolo, diciamo così, l'ho vissuta, è stato un fatto positivo, perché quella, diciamo più che contraddizione, quella duplicità di personalità, se possiamo dire, era un fatto positivo, ti permetteva di, come dire, di rafforzare il movimento democratico in generale, più che non solo il Partito Comunista o il sindacato, la CGIL o l'insieme del sindacato, ti permetteva di rafforzare il movimento dei lavoratori. A un certo punto della vicenda storica, quella duplicità non è stata più un fenomeno positivo, è diventata il suo contrario, è diventata una remora. Bisognava che le forze si organizzassero in maniera diversa. Questo non è stato fatto per tanto tempo, e quando forse l'abbiamo fatto con un po' di ritardo, diciamo così, ecco, per essere leggeri, insomma. E quindi io risponderei in questo modo alla domanda che hai fatto. Cioè, è chiaro che qui la riflessione, gliela passo subito, chiaro, la riflessione si porta approfondita così, ma vorrei evitare di tediare, anche perché sennò poi domani non siamo abbastanza lucidi per le altre cose. C'era Bianca che voleva forse farci una domanda. No, la Bianca voleva innanzitutto congratularsi per questa bella relazione di Gianni su un tema a me particolarmente caro, che riguarda la storia del sindacalismo italiano, che è un personaggio che però non è solo un personaggio, è proprio in persona un pezzo di storia che abbiamo studiato insieme a lungo con il nostro carissimo amico Paolo Santi, che non è più con noi, ma che con me è stato molto un cultore della materia, diciamo, dall'interno e da osservatore. Ecco, io vorrei chiedere, anzi vorrei proporre a tutti, perché non facciamo un incontro, un seminario proprio finalizzato a questo discorso, perché ora le cose che vengono in mente sarebbero tante e non abbiamo il tempo, la forza di seguire le considerazioni. Qui per esempio ne vorrei suggerire due: uno sguardo indietro e uno sguardo avanti. Uno sguardo indietro sarebbe come dire, facciamo un confronto serio tra Lama e Di Vittorio, perché è molto interessante l'analogia, le differenze, ma anche la profonda analogia, che ha una parola chiave secondo me nelle radici del sindacalismo italiano, cioè nel fondamento territoriale e universalistico del sindacalismo italiano, a differenza dei sindacati che nell'età della industrializzazione, proprio io qui penso addirittura all'inizio del Novecento, si potevano confrontare sulla base di quali erano più corporativi e quali erano più universalistici. Il sindacalismo italiano, non a caso avendo una componente molto importante territoriale che nasceva dalle origini agricole del sindacalismo italiano, e il sindacalismo dei braccianti, il sindacalismo importante, non a caso Di Vittorio era il sindacalista bracciante, quello che ha imparato la lingua italiana studiando, una cosa che non la posso quasi dire senza mettermi a piangere, studiando l'italiano sul vocabolario. Di Vittorio ha imparato l'italiano leggendo, imparando il vocabolario. Quindi c'è questo elemento, no? Che poi evidentemente la Puglia di Di Vittorio ha qualche cosa che riguarda la Romagna, no? Non è casuale, evidentemente non nascono a Mirafiori e alla Pirelli, anche se poi ci sono varie continuità, ma nascono in zone in cui l'orizzontalismo del territorio è cruciale per la formazione dell'azione collettiva. E qui io avrei tante divagazioni da suggerire, su cui non vi voglio tediare in questo momento, ma è un approfondimento sulle origini territoriali
che l'universalismo di classe, così dico, sì, è successo, sì, che era un gergo sindacale, l'espressione di classe non era un gergo terroristico, era di classe addirittura il termine usato dai sociologi o dagli studiosi di sindacalismo. Il sindacalismo di classe, come contrapposto al sindacalismo corporativo, è un'antica tradizione del sindacalismo italiano, e in questo senso il confronto di Vittorio Luciano Lama è molto importante. E anche qui, se ricordiamo il 55-56, l'autocritica di Vittorio, che è per sempre, come Luciano Lama, una forte presenza come sindacalista e una forte militanza politica, ma anche una grande autonomia dalla figura del politico e del sindacalista. È molto interessante, no? Perché proprio si ripresenta. E poi lo sguardo avanti, gli sguardi paralleli, non li faccio neanche, cito solo dei titoli che il mio amico Matteo Rovier può ben capire. È anche interessante confrontare Luciano Lama a quegli importanti intellettuali che furono dirigenti importanti nel sindacalismo italiano, quali Trentin e Vittorio Ford, con la variabile indipendente del salario. No, ecco, ci metteremo del tempo a citare queste cose. Il mio amico Matteo Rorie quasi si ingozza quando si parla di Vittorio Ford, quando si parla, scusa, di Trentin, di cui lui fa il braccio destro e l'interprete, e vale la pena riflettere anche su questi personaggi che furono figure non casualmente così centrali nel sindacalismo italiano. Poi lo sguardo avanti suggerisce che uno potrebbe avere interesse a riflettere quanto di questa tradizione è una risorsa oggi per il sindacalismo italiano, o quanto invece è stato negretto, o viene forse oggi negretto. Qui non voglio citare Scalfari, ma certo cito la lettera di Eugenio Scalfari a Susanna Camusso, che era un gioco, no, in quella editoriale, cara Susanna ti scrivo, eccetera, e poi una citazione di Luciano Lama. Era molto significativa, perché esortava, e qui Gianni Cervetti diceva, insomma, in qualche modo le stesse cose, come farsi carico non solo della rappresentanza di un interesse, ma anche di una rappresentanza generale, quindi in questo caso della cura del paese o della cura dello sviluppo. Ecco, allora questo è un sguardo avanti che però per me, per esempio, in particolare riguarderebbe l'importanza della rappresentanza dei meno rappresentati. Allora, il sindacalismo italiano nella sua tradizione di sindacalismo di classe fu un sindacato che rappresentò dall'inizio del Novecento bene gli ultimi, cioè mentre altri sindacati di paesi più avanti nell'industrializzazione avevano dei componenti corporative, cioè avevano delle forti corporazioni dentro. Il sindacalismo italiano si è aperto fin dall'inizio del Novecento alla rappresentanza dei nuovi operai, dei nuovi immigrati, quelli che venivano dalle campagne, i lavoratori che avevano più basse qualifiche, anche le donne in questo senso. Qui Antonietta Soffritti, dov'è Antonietta? Antonietta può ricordare come ci sia una continuità in questa rappresentanza con la capacità del sindacalismo italiano di esprimere anche la rappresentanza delle donne, perché non è un caso che il più grande sindacato italiano dell'inizio del Novecento fu diretto da chi? Da una donna, Argentina Altobelli, una donna che veniva dai braccianti, era una orizzontale, veniva dai braccianti, e lì c'erano tutte le donne delle camere del lavoro di quegli anni, era persino un intellettuale, nel senso che non era una bracciante lei, quindi di nuovo c'è un gioco complesso tra il ruolo degli intellettuali e il ruolo della rappresentanza. E poi ci fu l'altra grande sindacalista del dopoguerra, Teresa Noce, che lui parlava della discussione sul punto di contingenza e la lite tra
di Vittorio e Teresa Nocce, i due più importanti personaggi del sindacalismo del dopoguerra, fu epica, fu una lite sul punto di contingenza, sull'unificazione del punto di contingenza, no? Era molto interessante questa Teresa Nocce, che era la più autorevole rappresentante sindacale, perché rappresentava i tessili, che in quel momento erano la più grande categoria industriale, verticale, però fatta prevalentemente di là. Vabbè, volevo ricordare queste cose. Oggi qual è il prossimo interlocutore? Sono i sottorappresentati di oggi. Chi sono i sottorappresentati di oggi? Sono intanto gli immigrati. Quindi che capacità ha il sindacalismo italiano su questa eredità di offrire una accoglienza di rappresentanza agli immigrati? Abbiamo una tradizione o siamo i sindacati del pubblico impiego che è diventato corporativo e ristretto? E poi insieme agli immigrati ci sono naturalmente i vari tipi di sottorappresentanti, precari, flessibili, eccetera. In questi casi il sindacato fa più sportello in questo momento, perché fa sportello di assistenza, probabilmente più la CGIL che la CIS, fa più sportello che il sindacato di rappresentanza. Grazie a Lita Bianca, perché ci ha lanciato. Poi chiudiamo, perché se no ci perdiamo. No, mi dispiace prendere qualche minuto, perché è tardi, però il tema mi sembra stimolante, soprattutto per me che sono sindacalista. E direi la ricostruzione che lei ha fatto è una ricostruzione davvero importante, interessante. Io ho vissuto dei periodi quando ero ovviamente più giovane in questa ricostruzione, e devo dire che l'immagine che lei ha dato di là, mi dispiace non ci sia una biografia, perché secondo me è molto importante. Sarebbe importante per tutti. Fa davvero un salto nella svolta dell'euro determinante. Cioè lui quando lei ha detto il salario non è più una variabile indipendente, guardiamo la partecipazione nell'azienda. 77 io non ero ancora nel sindacato, troppo giovane ancora, però quello è stato vissuto come un dramma, perché era un salto quello veramente grande, e capitava proprio nel momento in cui c'era anche lì una crisi petrolifera devastante, nel momento anche dell'unità nazionale, se si vuole fare un paragone con oggi, per cui la capacità del sindacato di mettersi in discussione, di guardare la partecipazione e di guardare al cambiamento, questo è stata una cosa da riconoscergli in pieno. Ha sofferto molto, io mi ricordo, perché nell'81 ho avuto la possibilità di stare al convegno di Montesilvano, che si è strutturato tutta l'organizzazione sindacale, e mi ricordo che lui ha sempre avuto un atteggiamento andando verso l'altro, non aveva un atteggiamento, almeno noi della CIS lo percepivamo così, andava verso l'altro, non che era uno che imponeva o cercava di dire non siete d'accordo, noi andiamo per i fatti nostri, no, assolutamente. Questo ha permesso anche questa grande operazione, si fece nell'81, di una riorganizzazione del sindacato veramente importante e grande, per cui questo ha sofferto molto, questo lo sappiamo che noi nelle nostre discussioni che si fanno a volte storiche, la rottura soprattutto nel Partito Comunista, lui è il Partito Comunista, questo è vero, dell'83 sulla scala mobile, questo l'ha fatto soffrire
fatto soffrire poi molto. Che dire allora? Io credo che probabilmente, non so, Arminio se ci ragionerà, avere la possibilità di ricostruire anche questi periodi in un dibattito con un po' di storici, questo dibattito anche della corrente cristiana, della CGIL, per cui la rottura che lei diceva e che lui si rammarica e ha votato contro, perché la nostra corrente voleva solo dire, mettere nello statuto che non si fa gli scioperi politici. Poi si doveva trovare una soluzione e invece loro hanno detto vi buttiamo fuori, allora sono usciti. Ma attenzione, anche qui c'è un cambiamento molto importante, perché allora noi abbiamo dato vita alla libera CGIL e poi si è fatta la CIS. La CIS nasce laica, non va ad associarsi nella Confederazione Cristiana Europea, ma va insieme ai partiti laburisti inglese e quello socialdemocratico tedesco. Qui dà vita a una visione riformista del sindacato europea, la quale poi ha aderito la CGIL quando è crollato, loro appartenevano al mondo internazionale comunista, come è crollato il mondo comunista, si sono dovuti associare poi dopo alla CIS internazionale. Nel 94 siamo arrivati lì. Grazie, qui sarebbe interessante ricostruire un po' anche questa cosa. C'è una proposta di Bianca. Va bene. Io ringrazio Cerambetti, Robbiati, voi per la pazienza e la passione con cui avete sentito il dibattito. Io credo che la sfida sia anche un'altra: saremo in grado di costruire una cultura riformista indipendentemente dalla posizione del sindacato.